La GSA Udine è in visita al Marina Puntafaro di Legnano Sabbia d'Oro, all'interno del mini ritiro della formazione udinese, proprio nella località balneare. Siamo assieme al capitano della formazione bianconera, Claudio Munini. Claus, siete venuti a respirare un po' di aria marina, che ci vuole prima dell'avvio del campionato? Manca tanto, ora è una fase di preparazione, quindi penso che sotto profilo fisico stiate lavorando tanto. Ci stiamo facendo il cosiddetto mazzo, come si dice in questi casi, però diciamo che anche questi 3 giorni ci aiuta a stare bene insieme, per cui è un fare fatica col sorriso, no? A lavorare che fa bene una squadra, un gruppo. In questi momenti in cui si tocca poco la palla, si corre tanto, che non sono proprio i migliori per un giocatore di pallacanestro. Noi però lo facciamo stando bene insieme, divertendoci, e questo secondo me è un ottimo punto di partenza per la stagione. Forse c'è un purtroppo, perché dopo gli allenamenti, dopo la cena, non si può andare al tenda di Paolo Bartolini, mi pare, vero? Assolutamente no, è vietato dalla società, dalla dirigenza, si andrà a letto presto. Perché tra l'altro abbiamo anche allenamento domani mattina, per cui non si può sgarrare. Siamo sabato pomeriggio, siamo all'interno di questa struttura magnifica, abbiamo fatto anche qualche giretto immortalato da Alberto Tunizio, abbiamo visto qualche barchetta, c'era anche la tua, Claus, da qualche parte ormeggiata? No, io ho un gommoncino che lascio a Riviera, ancora qualche anno, poi ci sarò anch'io qua in mezzo, comunque ci conto. Stasera, ovvero sabato sera, prima amichevole stagionale, la prima uscita, primo scrimmaggio contro l'Ubicirate Carso Udine. Ovviamente prime indicazioni non ci possono essere, l'importante è che sia una bella sgambata, in maniera tale anche da capirvi e conoscervi in campo. Beh, anche per trasformare il lavoro fisico che abbiamo fatto fino adesso, proprio come hai detto tu, sarà una sgambata, provare le prime cose che abbiamo visto per l'attacco e iniziare a conoscerci, appunto, sono cose che servono. Chiude questo ciclo di 2 settimane di lavoro che abbiamo fatto e l'affronteremo nel migliore dei modi. Ci vediamo lunedì pomeriggio alla presentazione ufficiale della GSA in azienda GSA Feletto. Assolutamente sì, aspettiamo anche parecchi tifosi. Ciao a tutti. Federico Bellina, una delle sorprese della nuova GSA 2013-2014, benvenuto a Udine, sei stato presentato proprio in azienda GSA con il presidente Pedone, però questo è il primo approccio con i tuoi nuovi tifosi, cosa ti senti di dire al pubblico friulano? Contentissimo di giocare per la mia città, per la mia regione, e spero che sia una sensazione. Adesso siamo qui nel ritiro Lignano, dove cerchiamo di continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi 10 giorni molto bene, fare il gruppo più forte e più unito possibile. Che cosa ti ha spinto ad accettare la proposta della GSA? Il fatto comunque di tornare vicino a casa era importante per me, visto che mi sono anche sposato quest'estate. Poi ho parlato con Micalic, mi ha convinto subito il progetto è quello di tornare nel minor tempo possibile in Serie A, nel basket che conta. Spero di riuscire a dare una mano come tutti i miei compagni, visto che la squadra comunque è molto competitiva, anche se il girone ha altre squadre, diciamo che sulla carta sono al nostro livello. Sarà impegnativo, però ci proveremo. Parli di Treviso, Montichiari, Orzi Nuovi? Le sai già tutte, allora sì, ne parlo proprio di loro. Giusto per far capire i nostri amici a casa, si parla di una DNB, però potrebbe essere una DNA, o sbaglio? No, esatto, tantissimi giocatori sono scesi di categoria, come avevo detto l'altra volta, ma il livello si è alzato in maniera pazzesca. Sarà un bel campionato da seguire e da vedere, perché sicuramente ci sarà del bel basket. Sei di Gemona, hai spiccato il volo da Gorizia e arrivi a Udine, è un cerchio che si chiude? Sì, oddio, spero di avere ancora qualche anno davanti di carriera, però ti dico, se riesco a togliermi delle soddisfazioni con la mia città è ancora meglio.
Riccardo Trucolo di nuovo con una maglia di Udine addosso, bentornato. Grazie, grazie. Sono contentissimo di essere tornato con maglia udinese. Svelo un po' anche quello che diremo di te nella presentazione di lunedì, nel senso, tu in tempi non sospetti avevi dichiarato che dopo la chiusura dell'esperienza con la Schneider volevi tornare a Udine, c'è stata l'occasione e non te la sei lasciata sfuggire nonostante purtroppo l'infortunio. Sì, è stato un brutto infortunio, però appunto continuerò sempre a ringraziare Udine, la società e Davide, perché mi hanno comunque tenuto, essendo rotto prima dell'inizio del campionato. E comunque sono qua, penso, come Joel, come Filiberto, come tutti quelli che, Claudio, che eravamo in Schneider, per riportare Udine in alto. Siamo qua per questo. Il 5 giugno, mentre la GSA festeggiava la promozione a Montebelluna, c'era giunta la brutta notizia. Ci credi nel destino o forse un segno del destino questo? Ma sicuro, un segno del destino per tornare qua comunque e fare benissimo. Si riparte da zero, per sfiga anche per me devo ripartire da zero, siamo ripartiti assieme e bisogna fare bene. Come stai fisicamente? Bene, molto bene, l'operazione non mi dà mai fastidi, poi sto lavorando molto su proprio in maniera precisa con Dario, quindi bene, molto, non si infiamma mai, a volte non devo neanche mai far ghiaccio. Sottotitolo, Dario è De Conti, uno dei due preparatori atletici ovviamente. L'esordio del campionato si terrà a Treviso, però il gruppo è deciso, si sta già muovendo. Il tuo pensiero nei confronti dei ragazzi della curva che appunto da quanto sembra dovrebbero tornare? Io spero che tornino tutti con Roccia, voglio rivedere Roccia sugli spalti, tutti quanti loro che ci hanno accompagnato negli anni in cui ero anch'io a Udine. L'invito è di venire a tutte le partite, ovviamente in casa, poi in trasferta se riuscite, bene, se no sappiamo che sareste venuti lo stesso. Quando tornerai in campo? Io spero per prima di gennaio, però c'è anche la pausa di Natale, quindi sarebbe stupido magari forzare, alla fine penso che sarà gennaio, così dopo la pausa natalizia. A presto Ricky. Ciao a tutti. Andrea Piazza, nuovo playmaker della GSA 2013-2014, sei stato una delle prime pietre di questa squadra, penso che tu sia abbastanza orgoglioso di questo. Sì, ho trovato subito un accordo con Davide, e il mio sogno appunto essere qua a Udine, a giocare per lui, e adesso insomma spero di appunto far bene qui. Siete a Lignano, all'interno di un mini ritiro dentro Marina Puntafaro, è una bella manifestazione questa di incontrare un po' di tifosi qui all'interno di questa struttura. Avrete anche la prima uscita stasera contro l'UBC Latte Carso, state lavorando tantissimo sotto profilo fisico, quindi magari le prime indicazioni non ce ne saranno di un certo tipo, comunque l'importante è cementare il gruppo, immagino. Sì, siamo venuti qua appunto per il gruppo, anche se alla fine ci conosciamo tutti quanti, chi insomma ha giocato in squadra assieme o insomma per altri motivi, quindi alla fine il gruppo c'è, adesso insomma toccherà a noi. C'è il tuo primo tifoso, papà Sestiglione, che è una delle figure importantissime del basket pordenonese, e sarai in prima fila anche lunedì nella presentazione, alla presentazione della GSA in azienda a Feletto Umberto. Andrea, che campionato sarà questo? Sarà un campionato secondo me molto duro, con squadre secondo me sono 3-4 corazzate veramente, e noi insomma siamo lì e insomma per parlare anche adesso di obiettivi è presto, però noi faremo il meglio insomma. Il messaggio ai tuoi nuovi tifosi? Il messaggio è venite a vederci e secondo me quest'anno sarà un anno super. Grazie Andrea. Grazie a voi. We'll be right back.
Innanzitutto benvenuto a tutti quelli che sono nuovi inseriti quest'anno. Avete visto, penso, anche per quelli che sono arrivati da poco, anche quelli che arrivano da esperienze in altre squadre, anche di categorie superiori, che abbiamo un bel clima. La squadra è ben costruita, il tessuto della società è forte, la squadra ha ambizioni, questo è innegabile. E la città sta rispondendo moltissimo e tutto il territorio, avrete visto, insomma, chi è di Udine, chi vive a Udine o chi frequenta Udine, eccetera, avete visto che c'è una risposta anche in termini di mediatici molto 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 sostenuta rispetto ad anni fa, quando purtroppo dopo la chiusura dell'esperienza brillante della Snaidero si era un po', no, eclissata la passione della città è tornata fuori. Io ce la sto mettendo tutta, e come me tutto il mio staff, a partire da Davide, il coach, tutti voi, e anche tutto quello che è il tessuto societario in termini di marketing, di sviluppo, di attività collaterali. Abbiamo la fortuna che io abbia una grande impresa che quindi può mettere a disposizione anche una struttura, un'ossatura di supporto a quella che è la squadra, che sia importante, che sia comunque... Avete visto che col Palazzetto dello Sport stiamo andando a definire, io spero in tempi molto rapidi, la concessione del palazzetto, che ci potrà permettere di avere anche un po' una casa nostra, come giusto e corretto che sia, al di là di quelle polemiche nelle quali non mi interessa entrare, che ci sono state in questi giorni. È chiaro che da qui in poi tutto quello che noi potevamo fare come società e come tessuto sociale in termini di infrastruttura societaria l'abbiamo fatto. Da qui in poi parla il campo, cioè fra un mese, no? Anzi, da qui in poi parla l'allenatore e poi parla il campo, giusto? Bene, fra un mese comincia questo splendido campionato, perché le squadre che ci sono tutte squadre assolutamente, almeno 5 o 6 sono squadre molto competitive. È un campionato apertissimo, è chiaro che dobbiamo anche avere un briciolo di fortuna che, mischiata alla bravura del coach e alla vostra bravura in campo, io credo che ci potrà portare molto, molto in alto. La città si aspetta molto, io non voglio negare che perlomeno questo gruppo di lavoro qui che ho davanti può andare a giocarsela, questo è poco ma sicuro. Abbiamo una partenza in salita, perché abbiamo subito Treviso e subito dopo Pordenone con il derby, però io credo molto nelle partenze al brucio, lui lo sa, io, insomma, è nella mia indole, però è nell'indole di qualsiasi sportivo, di qualsiasi agonista, insomma, non possiamo stare lì a nasconderci dietro un dito. È importante anche il campionato, il quadrangolare che ha organizzato Davide con il Friuli Doc, che sarà un banco di prova importante un po' per vedere di che pasta sono fatti anche gli avversari. Ragazzi, cosa vi devo dire? Io l'anno scorso dicevo divertiamoci, divertite, non lo posso che ribadire, perché ha portato bene, quindi cominciate, se giocate divertendovi è ovvio che divertiremo gli altri e poi i risultati vengono, si è visto, lo sapete tutti, siete tutti professionisti di questo sport, vengono da soli. Quindi grazie di aver creduto in questo progetto, grazie di essere con noi e speriamo, insomma, di arrivare più in alto possibile, ok? Grazie a tutti. Grazie. Oggi io passo la parola poi a Paola Piovesana, che la presenta la Marina di Puntafaro, che è questa bellissima location in cui siamo ospitati oggi. Paola, prego, a te. Io sono onorata di avervi qui, ringrazio il vostro presidente, nonché amico Alessandro, per avermi offerto questa opportunità di vedervi e di conoscervi. Ho sentito il bel discorso e quindi complimenti. E buon inizio, nel senso che inizierete questo campionato, quindi augurarvi il meglio e ci vedremo da vincitori. È vero, prossimo. Esatto, l'anno prossimo. Bene. Un bel quadrangolare, Marina di Puntafaro, da organizzarsi, ecco. a giugno. Ecco, ci fate vedere qualche tiro per cortesia, perché noi avremo il piacere di vedere. We'll be right back.
Mentre i ragazzi della PGSA Udine stanno tirando a canestro assieme ad qualche bambino che è in vacanza all'interno di questa struttura, siamo assieme a coach Andrea Paderni. Ciao Andre, ben ritrovato dopo l'estate, perché mi pare che su FVG Sport Channel hai preso un attimo di pausa estiva, no? Beh sì, però come vedi dal mio colore non ho preso tanto sole, insomma ho preso una pausa da FVG Sport Channel, però insomma ho fatto altre cose. La piazza e i tifosi sono desiderosi di risentirti, quindi dopo la fase di mercato che squadra hai tra le mani? Sei contento innanzitutto? Beh, sono più che contento, insomma sono veramente grato alla società, nella persona del presidente Pedone e del general manager Davide Michalis per gli sforzi che hanno fatto per assemblare una squadra che è sicuramente molto, molto competitiva e, come nel nostro spirito, composta esclusivamente da giocatori del Friuli Venezia Giulia, da giocatori che oltre ad avere la passione, la voglia di giocare a pallacanestro, ci mettono un surplus di entusiasmo per giocare per la loro città o comunque per una squadra della loro zona. E quindi secondo me la squadra è molto forte, adesso ovviamente, come giusto che sia, parlerà il campo, però insomma già quello che si è visto e quello che i ragazzi hanno trasmesso nelle prime due settimane di lavoro è sicuramente qualcosa che ci può far pensare al futuro con ottimismo. Siete a Lignano, dentro un mini ritiro, farete anche l'amichevole contro il BC Latte Carso Udine. Cercherai di avere qualche indicazione da questo scrimmage oppure no, è troppo presto? No, qualche indicazione ci vuole, perché noi in queste prime due settimane abbiamo lavorato su poche cose, però cercando di lavorarci bene, quindi oggi io spero e chiedo ai ragazzi insomma di vedere applicate le cose su cui abbiamo lavorato, i concetti offensivi su cui abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato solo sull'attacco, quindi insomma mi aspetto di vedere quello, quindi è già da quel punto di vista un test e le indicazioni possono essere più o meno positive, insomma. Il tuo staff da che è composto, se riesci a farci uno sguardo d'insieme? Allora, io ho uno staff fantastico e molto ampio, e anche questo dimostra che le aspettative della società sono alte, però che al contempo non lascia niente di intentato. Quindi io sono l'allenatore, ho due vice che sono gli stessi dell'anno scorso, Giacomo Piersante e Andrea Biasizzo, che però si scambiano i ruoli, quindi Giacomo è il primo assistente e Andrea è il secondo. Ho due preparatori fisici, Giacomo Braida che è coadiuvato da Dario De Conti, ho Davide Zarzenone come fisioterapista e anche lui è coadiuvato da un nuovo elemento che è Tommaso Cicuto. A questi si unisce ovviamente come team manager l'immancabile e irrinunciabile Luciano Freschi. E avremo anche un terzo ragazzo, Gennaro Gelsomini, che darà proprio una mano, sempre una mano ai due preparatori, avendo un ragazzo che recupera da un infortunio, cioè Riccardo Truccolo. Insomma, è importante avere chi lo segua proprio attentamente, personalmente, per farlo recuperare il prima possibile. Quindi insomma mi sembra che abbiamo uno staff in cui non manca niente, insomma, ovviamente il grandissimo general manager Davide Michalic. Hai presentato al tuo presidente l'intera squadra pochi secondi fa, ti abbiamo guardato pressoché in diretta. Lunedì ci sarà anche la presentazione ufficiale a stampa, tifosi simpatizzanti in azienda GSA Ferretto Umberto, che abbiamo raccolto tutti i tifosi, immagino, vero? Ma assolutamente, cioè la cosa più bella, una delle cose più belle dell'anno scorso è stato proprio rendersi conto che poi il seguito e la sincera simpatia, il tifo sincero per questa squadra nel corso dell'anno sono cresciuti. Adesso sentiamo che insomma c'è aspettativa, ma soprattutto c'è rinnovato entusiasmo e questo non fa che dare un senso più compiuto agli sforzi che comunque lo sport, che insomma, per me è meraviglioso, è la cosa più bella che ci sia da fare, però non è per tutti così. Noi abbiamo la fortuna di avere dietro un presidente che rappresenta un'azienda, che sicuramente poi con una visione di lungo periodo, quindi anche con una strategia, ed è questo grande solido il progetto, però intendo dire gli sforzi ci sono e quindi è giusto, mi sembra che sia il minimo che poi questo genere di atteggiamento, di apertura e di sforzo nei confronti della città venga ripagato dall'entusiasmo dei tifosi e delle persone che ci seguono. Quindi mi fa estremamente piacere sia a livello personale, sia per il presidente, per la società,
oltre che poi insomma inorgoglirmi il fatto che insomma abbiamo la possibilità di fare qualcosa che magari fa passare una bella giornata a chi ti fa per noi. La GSA più Udine, Marina Puntafaro di Gnano Sabbia d'Oro, anche l'amministrazione comunale della località balneare Filano non poteva mancare. È anche bello ritrovare una squadra di basket, quella di Udine, di nuovo qui a Lignano, come è stato anche in passato per la Snyder, vero? Sì, certo, anzi personalmente ricordo anche Fantoni, stiamo parlando di tanti tanti anni fa. Non ero nato. Il quadrangolare di basket, Lignano Basket, richiamava le città più importanti del nord-est, che il basket tradizionalmente è radicato nel nord-est, da Treviso, Trieste, passando per Udine, per cui per noi è un appuntamento che se possibile sarebbe da ripristinare. Naturalmente prima aspettiamo che Udine riprenda i fasti che merita, noi abbiamo delle location adatte e spero che i ragazzi siano trovati bene, perché abbiamo delle strutture adatte non solo allo sport ma anche delle strutture ricettive, per cui si può fare un clima favorevole. Avremo un gran settembre, per cui voi praticamente ce lo inaugurate. Abbiamo alle spalle una stupenda, la location, come sentivo dire da qualcuno, è nuova per certi versi. In realtà Lignano è tutto questo, non è solo la sabbia ma è anche il mare, l'acqua che ci circonda, siamo circondati dall'acqua, per cui siamo un'isola felice di sport. In particolar modo io il basket, oltre ad averlo praticato, però questo non interessa naturalmente a nessuno, sono un gran appassionato, perché tra gli sport di squadra forse è uno dei più entusiasmanti, no? Per cui non è mai scontato. Siamo abituati a vedere sempre i grandi cestisti dell'NBA in TV quando abbiamo l'opportunità di avere grosse squadre a poca distanza. Io mi auguro che si riporti anche un torneo qua, personalmente mi piacerebbe poterlo ospitare. Bisognerà parlare con quel signore lì che si chiama Davide Micali, cioè, però ricordiamo e salutiamo anche Lorenzo Bettarini, che assieme anche a suo papà aveva organizzato con l'Orgalfi, no? In passato tutti questi tornei a Lignano. Assessore, quindi la vedremo al Benedetti durante la stagione? Senz'altro, io comunque frequento i vari impianti sportivi anche di Udine, perché sono comunque tifoso regionale, tanto del calcio quanto del basket, ma un po' tutte le discipline, e Udine secondo me ha queste potenzialità enormi di raccogliere e concentrare il Friuli. Friuli è una terra generosa, riesce a ospitare e attrarre, per cui noi ci vediamo sicuramente al Benedetti, vengo a trovarvi. Speriamo poi di tornare al Carnera a fare i numeri. Intanto, appunto, come diceva lei, è quello di poter riportare Udine in alto, e sarà questi ragazzi a cercare di farlo. Si parlava di strutture, è proprio tra virgolette lo storico Palasport di Feleuropa, questa sera ospiterà la prima uscita stagionale della GSA contro UBC Latte Carso. Non è un caso che le società di Udine si trasferiscano qui in estate durante la presentazione per giocare. Sì, non è un caso, proprio perché forse non è tanto per inverdire i fasti del passato, perché bisogna guardare comunque avanti, ma è un ottimo punto di partenza secondo me, proprio che la struttura si presta, la location, ripeto, è comoda, è molto facile da raggiungere e soprattutto ti lancia e ti dà un veicolo promozionale, anche se lo sport comunque ha bisogno, oltre che degli atleti, anche degli spettatori, per cui bisogna fare richiamo, comunicazione. Udine ha anche questo compito e Lignano farà la sua parte come veicolo e trampolino. Grazie assessore, arrivederci al Maranga. Va bene, grazie a voi, arrivederci.